Buonasera a tutti, do il benvenuto al coach e lascio subito la parola per le prime dichiarazioni sulla gara. Un'altra importante vittoria che ci permette di chiudere questo primo ciclo di due gare con altrettanti successi, un avversario che sta cercando di mettere in campo tutta la motivazione e la fisicità, provocando contatti che dimostrano la loro forza fisica, che gli permette anche attraverso ampie rotazioni di giocare ad alta intensità, e quello è quanto ci aspettiamo anche nel proseguo di questa serie. Siamo stati abbastanza attenti, salvo qualche passaggio a vuoto, sicuramente al rimbalzo dobbiamo lavorare meglio, la loro esplosività, il loro atletismo gli ha dato molte opportunità di secondo possesso, insieme al fatto che una volta acquisito il nostro massimo vantaggio nella partita siamo stati ingenui nell'incappare in una serie di palle perse che hanno fatto pericolosamente riavvicinare Tortona, quindi dovremo approcciare la prossima gara con ancora più disciplina, senza eccedere nel nervosismo di una gara portata a alti regimi agonistici e di fisicità. Tutto sarà ulteriormente amplificato, quindi dovremo cercare di giocare con molta attenzione e cercare di trovare il nostro equilibrio per centrare l'ultimo successo che ci divide dal passaggio di turno. Dario? Luca, volevo chiederti dei rimbalzi, ma mi hai anticipato, allora ti certo. Chiedo di queste due partite, considerando anche l'assenza di Toko, cos'è che ti ha soddisfatto di più, oltre naturalmente alle due vittorie? No, in generale abbiamo un buon livello di energia. E stiamo cercando di metterla in campo supplendo all'emergenza della sua assenza, però nel complesso penso che stiamo dando una buona risposta come squadra, senza assolutamente eccellere in nessuna prestazione individuale di spicco. Siamo settati, stiamo lavorando bene, mi aspetto ancora più lucidità, perché andare a giocare fuori casa sicuramente implicherà un ulteriore passo avanti in termini di attenzione. Prego. Grazie coach, se ne sono altre domande chiudiamo. No, c'è. L'ultima, Alessandro. E due veloci cose, che cos'è invece che non ti ha soddisfatto della squadra, e se c'è qualche notizia sull'infortunio di Lundberg? No, su Lundberg no, ma sulla squadra, come ho detto prima, io penso che in una partita con un'esasperata ricerca dei contatti, come sta succedendo in questa serie, dove Tortona sta cercando di toglierci ritmo, devi avere disciplina, lo abbiamo avuto per buona parte di gara, sarebbe ideale riuscire a togliere quei piccoli passaggi a vuoto, come ho detto prima, siamo riusciti a raggiungere il nostro massimo vantaggio, è coinciso con due o tre errori non provocati, frutto di frenesia che ti possono costar caro, quindi È un palcoscenico particolare, uno scenario particolare, quello dei playoff, dove devi essere molto attento, quindi spero che ci sia la capacità di fare un ulteriore passo in avanti, consapevole del fatto che saranno gare difficilissime. Prego. Grazie a tutti.